que una vez Batista predicaba y batizaba. Chi gli aveva dato questo incarico? Nessuno tra gli uomini. Noi amiamo i pezzi di carta, il documento, l'autorizzazione, l'avallo. Autorità. Stranamente vigono gli stessi sistemi sia per l'autorità civile e politica sia per l'autorità religiosa. La mentalità è sempre quella. Ricordo quando ero giovane prete in un'assemblea di azione cattolica che si fosse in una parrocchia della diocesi, un direttore di un ufficio postale fece la proposta di organizzare una serie di attività di carattere sportivo. Era una bella idea. Un monsignore della Curia si alzò, aveva mai visto il direttore. Mi scusi, ma a lei chi l'ha autorizzato a fare questa cosa? Che era stato invitato da me alla riunione, mi dice, ma per fare del bene c'è bisogno dell'organizzazione. Non ho proposto una cosa bella. Secondo quello che dice San Paolo oggi, nella seconda lettura della prima lettera del Tessalonicesi, perché San Paolo dice non spegnete lo spirito, tutto quello che è buono trovatelo. Non spegnete la profezia. Beh, San Paolo, che era un carismatico, che era un apostolo, che era illuminato dallo Spirito Santo. Per il Monsignore della Curia no, perché considerava il suo essere Monsignore come una autorità, con una mentalità più politica, attenzione, che non spirituale, carismatica, religiosa. La linea di Giovanni Battista era secondo il carisma, secondo la profezia. Lui predicava e battezzava perché aveva passato una vita in preghiera e penitenza. Il sacerdote e i leviti che si erano scomodati dalla loro sede di Gerusalemme per andare a interpellare ad alcuni chilometri di distanza Giovanni Battista, anziché chiedersi chi sei tu, se il Messia, se Elia, se un profeta, dovevano chiedersi chi è colui che sta parlando, che tipo di vita ha condotto fino ad ora. Aveva condotto una vita di preghiera, di studio e di penitenza, anche di studio, perché cita il profeta Isaia. Quindi avrebbero dovuto anche loro accorrere al suo dato. Ci andò pure Gesù. Si conobbe Gesù sotto il profilo carismatico, non sotto il profilo monocratico, l'autorità di Giovanni Battista. Andando anche lui a farsi battezzare e mentre
mentre si faceva battezzare, venne dal cielo una voce: questo è il mio figlio amato. Dio approva Gesù, che si mette dietro, diciamo, la scuola, che ce l'ha nel battezzare. Vedete voi cosa può insegnare a noi oggi questo brano, questo discorso, l'atteggiamento di Giovanni Battista, che ciò che veramente è secondo il cuore di Dio e la parola del Vangelo è l'illuminazione dello Spirito Santo, non l'appoggio e l'approvazione di un'autorità comunitaria. Giovanni Battista faceva quello che avrebbero dovuto fare i sacerdoti e non facevano. Il compito dei sacerdoti non era soltanto quello di offrire sacrifici, vittime a Dio nel tempio, offrire incenso nel tempio e poi, quando finiva il loro turno, tornarsene nelle loro abitazioni e continuare la loro vita come qualsiasi altro membro del popolo di Dio. Poi istruire il popolo. Non lo faceva. Lo faceva Giovanni Battista. Avrebbero dovuto ammirarlo. Non lo ammirato. Perché di per sé l'istituzione e la profezia dovrebbero essere in collaborazione, in uno scambio profondo, non sempre c'è, perché il cuore dell'uomo è sempre portato a visionare, a controllare, a schematizzare, a escludere tutto quello che non rientra nei propri schemi, tutto quello che non rientra in quello che è stato sempre fatto. Lo status quo, dicono i giuristi e gli storici, cioè lo stato delle cose come erano prima, ma solo le novità sono portate dal vento dello spirito. A volte, ma anche capitare che dentro le novità ci sia anche in qualche modo, ci sono anche delle paure. Capitato nella storia, capita anche il giorno d'oggi. Però mi stanno arrivando da San Paolo una serie di volumi dove il cui titolo è il titolo comune dei volumi: profeti o eretici, con le biografie e il pensiero di gente come gente come Martino, Giovanni Salvatore, Abelardo, Giovanni Arco, Matteo Ricci, Giorgio Antuno e anche ancora alcuni eretici, almeno dichiarati. La loro eresia è stata controbilanciata a volte in maniera esagerata, esorbitante e qualche volta crudele, che è il caso del rogo di Giordano Bruno, che non è usato, esagerato, ma attenzione da parte dell'inquisizione. Ci sono casi invece in cui c'è stata una forma di esagerazione da parte dell'autorità che non avrebbe mai dovuto esserci, anche perché posso su cui dovete meditare sempre, perché può servire sempre nel campo delle amministrazioni comunali, nel campo delle amministrazioni regionali, dove c'è la provincia, e nel campo nazionale e internazionale. Quando vi accorgete che c'è una specie di connubio, di accordo, proprio così come due mani che si uniscono con le dita, uno dopo l'altro,
simmetricamente. Il potere politico e il potere religioso gattacicola. Ciò che concerne la fede, la profezia, il Vangelo, non può combaciare con quello che c'è dall'altro lato del potere politico. Il mio re, ha detto Gesù, non è di questo mondo. Questo mondo, diceva Gesù, ha tirato, i miei soldati mi difenderebbero. Avrei potuto chiamare, dice Gesù a San Pietro negli occhi di Gesù, tu mi vuoi difendere con la spada, dai, il re ci sono vecchio del servo, del sommo sacerdote. Pregare il Padre mio che mi avrebbe potuto mandare migliaia di legioni di angeli, una legione che avrebbe potuto fare, faceva da 6 a 7.000 qualcosa, cioè 8.000 soldati, 12 legioni, mi poteva mandare il Padre mio, ma si mette la spada nel fuoco perché di spada perisce, di spada perisce. La profezia deve essere per forza e spesso, non sempre, in dissonanza con il potere pubblico, con il potere politico. Perché nel potere pubblico e nel potere politico spesso, non sempre, c'è la prepotenza, c'è la corruzione, c'è il dominio dell'uomo sull'uomo, c'è il razzismo. C'è l'esclusione, c'è l'emarginazione, questo produce il potere pubblico. La Chiesa è depositaria del pensiero di Gesù e del Vangelo, deve essere spesso, non sempre, spesso, in dissonanza con quello che compie il potere politico. Meglio, deve essere alternativo. Ai poveri dove il potere politico non pensa, pensare a denunciare la corruzione laddove il potere politico è corrotto, pensare a denunciare la mafia laddove il potere politico molto spesso è in consonanza e qualche volta purtroppo anche dominato dalla mafia. La Chiesa deve essere sempre al di qua, al di fuori e al di sopra di determinati meccanismi umani propri, dei meccanismi del potere civile e politico. Per fare un nome, Dominani faceva scuola ai ragazzi poveri, gratuitamente, istruendoli con tutto quello che sapeva lui era. E per contrasti forti, forti, non solo con l'autorità politica, ma anche con l'autorità religiosa. Il cardinale Fioretti fu nei suoi confronti di una collusione continua e pesante, pesante, pesante. Contenuti della lettera una professoressa, un'impostazione della scuola che la buona scuola famosa, Renzi, se la sogna. La lettera ai cappellani militari, dove dice che l'azione stessa militare contro il Vangelo, a suo tempo quante persecuzioni, ma era un profeta, lui aveva ragione, non i cappellani militari, né coloro che lo difendevano. Vero cristiano, deve essere un profeta in grado di sapere distinguere di volta in volta alla luce del Vangelo chi lo conosce, chi lo approfondisce, chi lo medita, non chi ne parla così, come se si parlasse
in un qualsiasi video, in un salotto o davanti al televisore per perdonare il male. Un grado di fare sempre discernimento. La parola discernimento è una parola che viene dalla lingua latina che significa, in termini popolari, cerni in fila, chi cerne, chi capisce e sa distinguere il grano dalla terra, il grano dalla zizzania. E questo è il nostro mondo. Dovunque siamo. I cristiani che dicono sempre sì, ce ne sono tanti, che sono capaci di dire hai ragione a uno e poi sentono un altro che dice il contrario e dico pure hai ragione. I signor sì, della vita comune, della vita pubblica, della vita normale, del giornalismo. A proposito del giornalismo, dietro le notizie del telegiornale, chi ha cervello e soprattutto chi ha fede, sa leggere che cosa significa, che cosa c'è dietro. L'avete notato che una volta c'era una differenza abbastanza profonda tra i vari telegiornali e i vari canali, e sono tutti tutto giù, se passano in notizie in video l'uno con l'altro, con un'enorme differenza. Allora, che cosa significa questo? Significa che noi dobbiamo sapere capire dalla storia e dagli avvenimenti di oggi che dobbiamo essere profeti come Giovanni Battista, a costo che qualcuno ci vada a dire ma tu chi sei? Non è come dire linguaggio di moltissima gente, specialmente in Sicilia, ma dopo tu ti fai la gente. Quasi che se uno corregge una cosa che va corretta, diciamo esce fuori dal seminario, non fa il suo dovere, perché il proprio dovere è tacere e fare quello che dicono quelli che comandano. No! Il cristianesimo non è questo. Il cristianesimo comporta l'ubbidienza nelle cose giuste che sono in linea con il Vangelo. L'ubbidienza sempre in linea con il Vangelo. E la disobbedienza tutte le volte che chi, per un motivo o per un altro, da un ordine, l'ordine che dà non combacia col Vangelo, non è secondo lo spirito del Vangelo, non è secondo gli insegnamenti dei profeti e di Gesù Cristo, il più grande dei profeti, così grande che è figlio di Dio, che è venuto a parlarci nel nome di Dio, la cui parola non finisce mai, il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno mai. Qui è triste possiamo pensare, qua citavo un miracolo, quante citazioni si potrebbero andare molto lontano. Adesso, vuol dire se tutti pensano che tanto che durante la sua vita sia stato molto stimato, molto portato avanti, che fece una brillante carriera, ma che brillante carriera è brillante carriera? Lei va a prendere magari più importante, ma è stato rimosso. Perché era scomodo per certe cose. È stato mandato a Codrano perché lui accettò di andare a Codrano e fece imparare a Codrano e lo fece da santo e da profeta. Ed era un luogo dove non voleva andare nessuno. Allora, andò a Brancaccio e fu quasi un castigo. Ma lui, in quel luogo arido, ne fece un giardino. Perché portava dentro il fuoco della parola di Dio e si lasciava guidare dallo Spirito Santo. La prima del papparazzo lo approvò in questo e benedisse il suo operato, però aveva avuto problemi seri per altri incarichi che erano stati nei momenti precedenti a lui affidati ed era stato finito da questi incarichi perché qualcuno aveva suggerito che non era capace di portare avanti determinati incarichi delicati e importanti, che invece profeticamente li portò avanti, ma secondo il Vangelo, non secondo lo spirito del potere mondano, che ha portato a linea perfino nella Chiesa. E
non lo sappiamo. Potremmo essere anche capaci di fare la comunione di un giorno, ma non per questo saremo profeti. Profeta è chi medita la parola di Dio notte e giorno, dice il Salmo 87. Profeta è chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, come disse Gesù alla donna che aveva esclamato: beato il ventre che ti ha portato e il petto che ti ha nutrito. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questo è il cristiano, questo è il cristiano.